Salve a tutti e bentornati sul canale di Toon Kingdom. Oggi siamo qui con un volto inedito, Gianluca, Cultrera. che oggi ha vinto È il torneo di Toon Kingdom Catania. di GOT Di GOT Format. Format. Cosa hai portato? Allora, ho portato un caos che l'ho soprannominato Caos Beat, che comunque è un caos che bitta molto e gioca pochi flippini. È un mazzo offensivo, va, un mazzo che Vabbè. picchia. Contro chi hai giocato? Allora, ho giocato in Svizzera, ho beccato un Banzure turno. Poi ho beccato Caos un contro. caoscontro di Claudio, e Graziano aveva, ripeto, il Banzure turno. Poi ho beccato in finale ho beccato un caos turbo, partita difficile, durata tantissimo. E poi ho beccato uno zombie agro earth, una cosa di questa qua, che aveva Antonino. E Un in mazzo molto finale? bittone. In finale, ripeto, che ho giocato contro il turbo di Giuseppe, Che sì. ha vinto? Che ha Ha vinto, vinto sì. È lui. Però stata comunque una bella al partita, giocatissima. rating, insomma, questa cosa, questo torneo l'hai spuntato tu. Sì. Vediamo questa Ho lì. fatto un 4-1, che sono stato soddisfatto perché la lista è stata performante. L'ho testata una settimana, su DB ne ho vinte molte e probabilmente la porterò anche al regionale che ci sarà tra poco qui in fumetteria. Benissimo. Andiamo a vedere allora questa lista. Allora, ho giocato i tre cattivi al solito, Staple. Poi ho giocato i Tetran the Dragon. Ho giocato solamente due Moff, perché comunque il terzo Bricca non va bene alla fine. Allora, Poi una moffa è firmata, ma da sì, chi? da mia Dalla nonna. nonna Sì, mia Lina. nonna è fortunata, mia nonna Lina, ho detto di firmarmi questa qui perché lei nella vita fa cose strane e quindi porta fortuna. Questa moff qua si è sempre risolta, Non si è non mai si è presa be il beccato knock. un knock, non si è mai beccato niente. Va bene. Fortissima. A seguire. Poi niente, ho giocato solamente due Decoici, che ti Ok. fanno pescare, di solito vanno via di side perché comunque Warrior te le leva troppo facilmente, però ti aiutano, sono una buona partenza perché questo mazzo non ha tante partenze. Poi ho giocato uno Skilled che è fortissimo contro il Kiko perché ormai oggi si giocano tutti il Kiko di main, la maggior parte sì, Tranne il caos turbo. tranne il Turbo che comunque te lo gioca di side 1-2, però comunque questo qui è fenomenale contro il Kiko e contro lo Tsukuyomi perché comunque quando viene coperto non muore da Tsukuyomi perché è fortissimo anche in difesa e quei 100 danno fastidio. A me mi è piaciuto, lo lascio perché di side gioco il Kiko, preferisco lui. Perfetto, a seguire. Poi gioco il Reaper che oggi è stato fortissimo, carta troppo È sottovalutata un del piccolo muro, GOT. un No, fa muretto. malissimo, cioè in tutte le partite. Poi contro Bazzure turno mi ha stallato la partita in un modo fenomenale perché quello faceva Dimensional, però aveva 6 mostri in campo, ma 5 mostri non ha risolto niente perché non riusciva a Oh, toglierlo. È yes. stato fortissimo e ho scartato un sacco di carte dalle mani a tutti gli oppi del torneo. Poi ho giocato un Abyss che se risolve l'effetto insieme al serpente sinistro è fortissimo, me lo addo con Sangan, il serpente, e quando risolve Abyss veramente è una cosa fenomenale, ti fa rimbalzare tutto, ti fa rimbalzare i flippini e poi Sepoltura la comunque mi giochi? gioco la sepoltura prematura, infatti che scoppa con lui è fortissima, comunque quando io lo scappo anche di carità perché non mi interessa come carta, alla fine è un bittone, lo metto oppure lo scarto, meglio scartarlo perché poi me lo risuscito con Burial e poi scappo serpente, è fortissimo. Perfetto. Poi gioco, Poi, vabbè, classico Breaker. Breaker, ci sta, carta che dà più uno, fortissimo. Cioè, DD. alcune non la giocano, ma io non me ne priverei perché è fortissima la DD, Per essere rimuove mostri un caos fastidiosi. beat, dai, ci sta questa Sì, carta. rimuove tante robe. Ora si becca il nobiluomo perché la setti, è forte. Poi qui c'è il Sangan, firmato dal nostro Claudio Torrisi. E niente, è quello che ti adda l'intero mazzo, ti adda DD, ti adda il Sangan che ha scoppa con l'Abyss e poi i vari flippini. Oh yes. E ti adda Lazzuco. anche la Zuko. La Zuko la gioco perché comunque questo mazzo soffre un poco da terra, la fusione del control dà fastidio e quindi tante È volte una carta già di risolutiva, main. sì, glielo buchi e poi fai le tue schifezze o comunque bucca anche Kiko, che è la carta che comunque dà Ti fastidio al bocca anche un mazzo. drive, ti bocca Sì, è un. stata risolutiva questa sera, mi è piaciuta. Poi va bene, lui è stato E il fortissimo, mi ha tolto tante tribe. spie, il Tribe, Non ha veramente. bisogno di Sì, e presentazioni. poi comunque passiamo alla magia. In totale sono, se non erro, 19 mostri. Un radio giusto, non
non toglierei niente dal main dei mostri. Poi passando alle magie, ho giocato, va bene, alla Trinity, non c'è niente da spiegare. Strappa possesso, non c'è lo niente da spiegare. Lo Snatch oggi fortissimo, ho rubato stasera dei vari Ginzo, perché qui in fumetteria oggi giocano tutti i mazzi che vanno contro il metro, ma ormai sono qui alti livelli. Quindi strappa possesso mi ha aiutato a risolvere molti problemi come BLS, Ginzo e il Kiko stesso, che poi va a rimuovere la roba dell'avversario. Va bene, il Burial, di cui già avevamo spiegato prima che la sua utilità mi è stato forte anche con Virus, soprattutto poi scatta il Thunder Dragon e fa la sua porcheria. Va bene, poi ho giocato Durastar per la consistenza, per forza, la Tempesta. Non si possono non giocare. La Tempesta e il Tifone, perché comunque il Tifone lo cattano, ma io l'ho trovato risolutivo quando ad esempio mi fanno Snatch o comunque in End gli ho beccato i capri a vari personaggi del torneo, che comunque danno fastidio quando tipo gli togli i capri. Due knock. E poi va bene, i due knock standard per i flippini. Book. Il book l'ho due book le ho giocate. Perché sono due carte belle versatili? Perché sono versatili, secondo il consiglio tuo, che comunque ero, a me non mi è mai piaciuto a book come carta, né in questo formato né negli altri, però posso dire che oggi è stato forte, perché ti copre da ring, da snatch, io siccome ho tutti i mostri, la maggior parte che sono bittoni, non ho bisogno di coprirli, di avere un parino, questo deck è pieno di parini. Poi tornando alle trappole, ho giocato una break tra i Jackie, perché comunque due sono troppe, non gioco a Silent, non ho niente da scattare, quindi... già ho il virus che fa il suo e già mi svuoto la mano, però scattando un Thunder Dragon certe volte è forte e ha tolto determinate robe questa sera, veramente una è forte, bisogna giocarla. Poi ho giocato due Dashot che stasera sono stati fortissimi, cioè non ho trovato mai la Dashot così forte nella mia vita. No, ultimamente... cioè, una carta che secondo me è una carta di non mi piace tanto come carta, perché certe volte non la peschi mai, e certe volte tipo ne vorresti vedere tre, quindi fai mazzi strani dove ne metti tre, come certi Warrior che sto vedendo giocare ad Estio, Antimeda, eccetera, eccetera. Però secondo me due in questo tipo di mazzo mi sono trovato bene, ero indeciso tra due Dashot oppure due Dust, che è il gioco di... oppure stessa situazione con due Solenni, quindi la scelta era due Dashot, due Solenni o due Dust, che comunque gioco di side. Non ho avuto due Dust, sono state fortissime veramente, li giocherei sempre in questo mazzo, almeno per questa mia versione, che non è un mazzo che si vede in giro. Il ring è stato fortissimo, noi sappiamo cosa fa, e la particolarità, ho giocato due Sakurezzo, che questa sera è come se l'oppo ne avrebbe viste almeno 10. Ho avuto persone che mi hanno detto stasera, dico Gianluca, ma quando Sakurezzo giochi 10? No, ne gioco 2, perché quelle 2 già fanno male e ti rompono fortissime, veramente sono state quelle che mi hanno fatto vincere le partite, veramente 3 sono pesanti. E insieme alle Sakurezzo ho giocato la Mirror. Va bene, è un Dorenzialino, il Torrone, okay. Fortissimo il Torrone, mi ha salvato dalle spie custode di tombe, da roba che comunque ti fanno stallare. Vabbè, è sempre veramente bello fare evoco serpente sinistro e pulisci sì, la board. Sì, l'ho fatto, sì. Niente, le trappole sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 e quindi trappole in un radio troppo 12 alto. Magie. Sì, poi di side ho giocato, la side è stata forte, perché comunque si è montata bene la side, può dare tanti fastidio. Ho vinto contro, con le dighe di Wangu, contro il contro lo zombie, che sembra una cavolata, ma sono state forti, perché gli ha bloccato la Lily, non l'ha fatta entrare, e gli ha dato problemi anche con i ratti giganti, okay. Sono stati fortissimi. Poi ho giocato due walk, va bene, per Barn, carta okay. Ormai che ha reso Barn un tier 2, fortissima, vince da sola contro Barn, e certe volte sembra poco, però in combinazione se metti con loro con Barn fanno male, fanno il suo perché. Poi fortissime stasera mi hanno fatto vincere la partita contro Chaos Control, i due Asura da sideare qualcosa che non serve contro Control, e niente, sono stati forti, hanno distrutto i capri a ogni turno che li mettevo, perché comunque è un eh sì, perché lui ti gira a decreto, non ha sì, più sì, come sì, coprirsi. Comunque loro mi hanno fatto vincere un sacco di partite stasera contro il Control. Va con bene. I capri. Poi niente, i due Wombato che sono a scelta, c'è chi gioca solamente i due walk, ma i due Wombato, però secondo me se contro Barne, se metti le tigri, i walk e i Wombato, secondo me sono forti. Già. Si locca, non gioca più. Le tigri e Wombato, le tigri sì, e a me i walk sono a certe forti. Volte ma va bene, ne catti una, però due va bene, okay. C'è entrata nella side. Poi ho giocato le due taste di cui vi parlavo. Ma cosa le vavi?
Allora, i due Dust, io praticamente toglievo le due Dust Shot, però dipende, perché contro primo control, ti gira già retta e non ha senso. Ci siamo, le Dust Shot le lascio anche quando vado per secondo contro Chaos. Però le Dust Shot le metto contro, va bene, i Barn, contro anche i Decreti se parto prima. I Dust Tornado, i Dust Tornado, certo. Li metto contro le carte con i Scapegoat, li metti quando vai per primo. Ok. Ci siamo, glielo cenni a Decreto, perché Decreto dà fastidio a questo mazzo. E quindi sono stati forti anche loro, perché le ho messe contro Decreto e gliel'ho spaccato anche lo Scapegoat. Poi ho giocato quella partita che mi hanno fatto vincere contro i Bazzure Turn. Gli Spellcanceler. Sono stati gli Spellcanceler, che sembrano stupidi, però c'è chi gioca con i Jokern. Però sono stati forti, perché io, siccome ho la Burial e li posso scartare anche di carità graziosa, io ho fatto la combo appunto di scartare lo Spellcanceler e poi risuscitarlo e non aspendo il Bazzure Turn. Perfetto. E mi hanno fatto vincere contro Graziano queste due carte, sono state fortissime. Veramente. Poi ho giocato un mono Kiko, perché è una carta che secondo me fa quello che deve, ti fa briccare. E poi dimenticavo, ne ho giocate due. Sì, ho giocate due, perché l'ho dimenticato, è tardi. Okay. Sono stanco, e quindi due Kiko vanno bene, certe volte carta ne uno, ma due fanno il suo perché. Togli Breaker o Tifone contro Turbo, oh, yes, e lo disturbi. E poi come ultima la mia Tech, che è fortissima, stasera gli ha rimosso 25 carte dal cimitero, che è il rilascio delle anime. A me non piace giocare con controllo mente, perché non sai, oggi non sai più cosa prendere. Puoi prendere serpente, puoi prendere il sangano. Oggi ci giocano troppo attorno. C'è chi ne gioca due, c'è chi esagera giocando tre mind control. A me come cavolo io ne gioco tre. Lui ne gioca tre, a me non mi piace, perché io non so mai cosa prendere. Invece, se io mi ritrovo il moffo coperto e ci sono i pezzi di trini nel cimitero, o tutti i pezzi di luce, allora io questa qua gliela cenno. Gliel'attivo. E poi attacchi il mof. E poi al posto attaccare il mof, e quello non si vende niente, gli rimane un mostro stupido messo sul terreno e lo può andare a buttare. Per me è stata più risolutiva di mind control, però comunque sono gusti, a me piace giocare così. Va bene, Fusion ce l'ho per quando rubo Stain. Per quando è il classico Fusion, per quando rubo Stain con strappa possesso. E niente, e non gli faccio niente. Vai, siamo in chiusura. Qualche ringraziamento? Niente, voglio ringraziare la fumetteria Doom Kingdom, perché mi ha dato la possibilità di fare questa piccola profile, a parere mio meritata. Scusate l'egocentrismo. Finalmente hai vinto un bel torneo. Finalmente ho vinto un torneo dove io ho portato un mazzo dove penso che non lo cambierò più, perché qui l'ho provati tutti. Però il mazzo che mi sono trovato meglio, ho testato una settimana, e sono, penso che rimarrò con questo qua, lo porterò anche a Reggio. Va bene. Speriamo che andrà bene, tutto a posto. Un ringraziamento a tutti i miei amici qua della fumetteria, e soprattutto a te, che hai avuto questa pazienza di no, ci mancherebbe. Una buona serata, alla prossima. Ciao ciao.